Una delegazione della Repubblica Angolana, composta da politici, amministratori, medici e veterinari, ha fatto visita alle strutture di ricerca scientifica della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico di Colle Atterrato Caporale di Teramo. La delegazione straniera, guidata dal vice governatore Alcides Gomez Cabral, è stata ricevuta dal governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi e dal direttore generale dell'Istituto Ferdinando Arnolfo, alla presenza tra gli altri di rappresentanti istituzionali del territorio abruzzese e molisano, tra i quali il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Nazario Pagano, gli assessori regionali Luigi De Fanis e Paolo Gatti. La visita della delegazione angolana fa seguito ad un protocollo d'intesa firmato nell'agosto del 2010 a Lubango, con il quale la regione Abruzzo e la Repubblica Angolana si sono impegnati proprio in una serie di interventi congiunti in ambito socio-sanitario ed educativo. Al microfono il governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi. Non è difficile ipotizzare che nei prossimi decenni possa diventare un paese molto importante, sicuramente uno dei più importanti dell'Africa, e l'Africa diventerà un posto molto importante. E detto questo, il fatto che ci siano delle relazioni così iniziate, buone con la regione Abruzzo e che adesso vengono esemplificate, per esempio in questo rapporto anche con l'Istituto Zooprofilattico, che si rafforza rispetto a quello che c'era, è un fatto positivo. E le devo dire anche che l'Angola fece una donazione di 13.000 euro, mi ricordo, per il terremoto, quando seppero che è stato il terremoto, imprenditori angolani fecero questa donazione, e credo che sia stata la prima volta nella storia che un paese cosiddetto in via d'emergenza e quindi con grandi difficoltà, o meglio ritenuto un paese molto arretrato, fa una donazione a favore di una comunità che dovrebbe essere molto più ricca qual era un paese occidentale. La gestione logistica del progetto prevede l'assistenza tecnica ai servizi veterinari delle province angolane. In particolare prevede la formazione in Italia e in Angola di tecnici di laboratorio, ispettori di porto e aeroporto, ma anche ispettori di mattatoio e addetti all'identificazione degli animali. Ma allora, il protocollo che noi abbiamo sottoscritto riguarda alcuni settori che interessano l'Angola, mi riferisco all'alimentare, all'agricoltura, alle attività dei materiali per l'edilizia, all'attività della ricerca scientifica che ha a che fare con le questioni dell'allevamento, con le questioni in sostanza che in questo momento costituiscono il loro fabbisogno, perché loro hanno una fortissima capacità di produrre materie prime e hanno però una necessità di migliorare tutte le loro economie e fasi industriali di base. Questo rapporto di collaborazione che si perfeziona contribuirà a sviluppare anche nel prossimo futuro entrambi le economie, perché quando si lavora in sinergia, come dire, si accrescono le conoscenze e le esperienze reciproche.